Senti dove sei, stai pensando a noi, mentre io da solo qui rivedo gli occhi tuoi. Senza te giuro che non posso stare mai, ai, ai, oh, ma dove sei? Fatta in due, sì, credi a me, oh Zenni, oh Zenni, oh Zenni. Danny, questa è stata l'estate più bella della mia vita. Ma ora, meglio per tutti e due, se... Ma Sandy, io non ti lascerò tornare in Australia, a costo di far affondare questa nave. Danny, non rovinare tutto. Ormai è la fine. La fine? Ma questo è soltanto l'inizio! Passa, amico! Te, amico!
fatto, dai! Ma che ce ne si mette a questo panino? Senti che puzza! Datemela! L'ha preparata mia madre! Ragazzi! Puzzi, c'è Kenki! Ciao Kenki! Ciao Kenki, cosa hai fatto quest'estate? Ehi, ehi, ehi! Ah, chi sei? Mia madre! Ho lavorato. Qualcosa di cui voi non conoscete neanche l'esistenza. Hai lavorato? Lavorato, sì. Ho fatto le scaricature al mercato generale. Lavoro da uomo. Lavoro, lo chiamo. Ho lavorato per comprarmi un quattro ruote. E invece vuoi sapere cosa ho fatto io? No. Ehi, hey, ragazzi! Ciao, ragazzi! Ehi, Zucco! Ciao, Kenki! Che piacere rivederti! Vedo che hai conosciuto ragazze nuove. Le solite che vi siete fatti tutti quanti. Sentiamo invece cosa ha fatto Danny quest'estate. Sono stato giù alla spiaggia. Ho conosciuto una ragazza molto carina. È dura con tutte quelle pollastecche di ronzare intorno, sì, Danny. Tu invece sei abituato a vederti ronzare intorno soltanto le mosche. Hai fatto gli affari tuoi soldi. Ehi, ragazzi! È stato veramente fortissimo. Sì. Ho conosciuto una ragazza molto particolare. Andava forte. Ma vuol dire una che ci stava? Sonny, ma tu non riesci a pensare ad altro. Oh sì, puoi dirlo forte. Ragazzi, aspettatemi. Ed eccoci qua. Ma questo è l'ultimo anno? Già. E la governeremo noi, la scuola. Ragazze, andiamo a fare strage. Sono presentabile, Franci. Oh, ma certo! Stai benissimo? Sono molto nervosa. Ma smettila! Sei uno schianto. È così! Questo è Rydell! Già, vedrai, ti piacerà moltissimo! Buongiorno, miei cari ragazzi! Benvenuti a quello che siamo certi sarà il vostro migliore anno a Rydell! Sabato sera ci sarà la nostra prima festa e voglio vedervi tutti a fare il tifo per il nostro nuovo allenatore! E se non siete dei buoni atleti, allora potrete essere dei buoni tifosi! Ed ora una notizia veramente entusiasmante, una delle cose più emozionanti che non sia mai accaduta qui nella nostra scuola. La National Television ha scelto Rydell tra le più rappresentative delle scuole americane. Girerà una trasmissione in diretta qui nel nostro bar. È una bella occasione per dimostrare alla nazione intera quanti studenti intelligenti, bravi e studiosi abbiamo qui a Rydell. Buon anno a tutti! Salve ragazze! Vieni, sediamoci. Lei è Sandy e loro sono Jen, Marty e lei è Rizzo. Si è trasferita qui da Sydney, Australia. Come vanno le cose laggiù? Bene, grazie. Marty! Sono nuovi quegli occhiali? Sì, li ho presi per la scuola. Non mi danno un'aria più intelligente. No, ti si vede ancora la faccia. E come la trovi questa scuola, Sandy? È diversa. Sempre, ragazze! È arrivata la picchiatella di Riddle School. Ragazze, io adoro il primo giorno di scuola. E voi no? Il primo giorno non si scorda mai. Indovinate che cosa è successo? È un po' difficile. Hanno annunciato i candidati del consiglio
E indovinate chi c'è in lista per la presidenza? Chi? Maria! Non mi pare il massimo. A me pare il minimo. Mi auguro proprio di farcela. Noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Vero, ragazza? Certo. Oh, che maleducata! Non mi sono presentata. Piacere, Patty Simple. Sandy. Oh, Sandy, ma che tenera! Sono sicura che diventeremo grandi amiche. Ragazze, cosa ne dite di farla diventare una Pink Lady? No, troppo innocente per essere una Pink. Ragazzi, avete visto la nuova iscritta? Quella ha le tette più grosse di tutto il circondario. Ma vuoi dire che ha le tette più grosse di quelle di Annette? Ehi, nessuno ha le tette più grosse di Annette. Oh sì, Annette è uno schianto. E sentiamo invece cosa ha fatto Danny quest'estate. Ah, ragazzi, non è successo nulla. Dai, dai, racconta. Racconta, sì. Non vorrete mica sapere tutti in particolare. Sì, sì, certo. No. Sandy, e tu cosa hai fatto quest'estate? Sono stata al mare. E lì ho conosciuto un ragazzo. Hai trascinato le tue grazie al mare solo per un ragazzo? È un tipo speciale. È un genere che non esiste. È stato così romantico. Era estate fuori città. Era estate un attimo fa. E c'era lei, pazza di me. Lui mi dice che prendi un caffè, tanto poi qualcosa accadrà e la sera più calda sarà. Go!
ti ama e non ti ha sfiorato nemmeno con un dito. Secondo me è malato. Ma no, è stato un gentiluomo. Sandy, ma come hai detto che si chiama? Danny. Danny Zucco. Danny Zucco. Secondo me è un marziano. Comunque, se tu credi nei miracoli, forse un giorno il principe azzurro arriverà. Prima o poi. Ci vediamo. Andiamo, ragazze. Lo pensi anche tu, Franci? Sandy, è meglio se andiamo adesso. Per te. Sì. Aspetta, ti sistemo un po' questi capelli. Vuoi un po' di rossetto? Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te. Ah, sì? Sì. Sandy! Danny! Ma cosa ci fai qui? Io credevo che tu fossi in Australia. E invece sono rimasta. Rimasta? Sono lieto di vederti. Pupa? Solo che adesso sono molto occupato. Ho un certo movimento. Capisci? Anzi. Ma cosa stai dicendo, Danny? Sì, quello è il mio nome, Pupa. Ma non lo sciupare! Ma cosa ti è successo, Danny? Cosa è successo a me? Cosa è successo a te, Pupa? Ma cosa è successo al Danny Zucco che ho conosciuto al mare? Magari siamo in due. Perché non provi a mettere un annuncio per le persone scomparse? O magari prova a dare un'occhiata sulle pagine gialle! Tu sei un fasullo e un cretino! Vorrei non averti mai incontrato! Oh! Caspita, se avevo una pistola ti faceva fuori! È stato così carino quest'estate. Sandy, non pensarci! I maschi sono tutti porci. Pensa, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Sai cosa ti ci vuole adesso? No. Una bella serata di sole ragazze. Vedrai, ti divertirai un mondo. E così vi siete incontrati, eh? Sì, lo sarà presa perché non ha avuto la rivincita. Dai ragazzi, non è così. Ehi ragazzi, puntate su. Ragazzi, ragazzi, ho pensato di iscrivermi al Thunder Road. Che ne pensate? Con questa caffettiera. Ehi, puzzi. In fondo ribatterebbe solo ribattere l'ammaccatura. O darlo contro la fine al motore. Cosa? Hai detto Thunder Road? Sì, perché? Vuoi venire a vedere? Sì, voglio venire a vedere come prepari il caffè. Ehi, fai uno spiritoso? Dai ragazzi, alla fine bisogna solamente ribattere l'ammaccatura. Il problema non è l'ammaccatura, il problema sono le fasce elastiche dei cilindri. Il problema è che tu parli troppo. Ehi, ragazzi, ideona. Perché non la sistemiamo con un po' di nastro adesivo? Dai ragazzi, andiamo. Alla fine questa macchina può diventare la nostra base automatica. Sistematica.
dramatica. Dramatica. Può diventare Gris Lightning. Non sospeso volleggiante. Quattro cilindri, yeah. Racconta, oh, racconta. Motore fulminante, pistoni cromati, yeah. Ti trovo i soldi, sì, ti trovo i soldi. E un'altra non ce n'è, carrozzata più di te. Ti prende la ritmia, che sta di tu la fascia. Gris Lightning. Fai Gris Lightning per mille miglia correrà. Un sacco ed è per questo che mi hanno soprannominata Franci. Solo per quello. Ragazze, che ne dite di animare la festa con un po' di spirito? Sì! Dai! Ho portato dei pasticcini. Ne volete? Oh, certo! Pasticcini, io. Questa sì che vita! Ehi, non offrite il vino a Sandy? No, non importa. Scommetto che non hai mai bevuto vino prima d'ora. Sì, una volta ho bevuto champagne al matrimonio di mio cugino. Oh, caspiturina! Sandy, cosa ne dici se ti facessi il forellino all'orecchio? Ma non è pericoloso? Ma no, guarda che io sono capace. Da grande farò l'estetista e presto lascerò a Ryder. Oh, Jen, questa fa... Utilizzare la mia spilina d'oro nuova? Certo. Meglio di così non potevi inaugurarla. Franci, io non penso che sia una buona idea. Cosa c'è? Hai paura, tesoro? No, no. Sandy, stai tranquilla. Io ti prometto che... Forse è meglio se andiamo un attimino in bagno. Non vorrei sporcare il tappeto di sangue a mia madre. Cosa? Dai, sanguina giusto per qualche secondo. Franci, io non mi sento molto bene. Non preoccuparti, tanto si sbaglia. Ti sistemi i capelli in modo che non ti si vedano le orecchie.
ragazze. Sandy ha un piccolo problema. Alla vista del sangue si è sentita male. Quella verginella mi fa venir voglia di vomitare. Guarda qui, c'è Santa di piena di verginità. Se non legherò, se non mi sposerò, perché son Sandra di. Guarda, i cigori stei sono pura più di lei. Anche Rock Hudson, ho detto di no, perché son Dori stei. Io non bevo mai, non mi stegno mai, anche il fumo male mi fa. Giù le mani da quella cosa là, vai da Sheila che ci starà. Tesoro, ehi, ma in strada ci sono i ragazzi. Ciao ragazze, se li faccio salire i miei mi ammazzano. Voi fate come volete, io mi tolgo gli sfizi adesso che ho l'età per godermeli. Ci vediamo! Ehi, Kenki, hai qualcosa da offrire a una bella ragazza? Certo, Rizzo. Ci vediamo, ragazzi! Certo, che delusione quel Danny Zucco. Oh, lascia perdere, tesoro. Prendine uno di miei. Forse hai ragione. Proverò a cercare qualcun altro. Già, anche perché tra pochi giorni ci sarà il ballo della scuola. Mm-hmm. E tutte le ragazze dovranno avere un cavaliere. Già, già, Sandy. Chissà se anche io ho un cavaliere. Chi mai saprà capire gli occhi tuoi? Chi potrà darti più di me? Chi ti proteggerà? Chissà se l'hai capito tu. La testa mi ripete: lascialo, è il tuo momento, ce la farai. Peccato che però sfortunatamente io mi sento destinata. Sì, lo so, come mi
indecisa tra un sì ed un no, ed io ti stupirei inesorabilmente se non fossi destinata a te. Ed io sarò dove sei, dentro l'aria che respiri, dovunque tu andrai, sono destinata a te, destinata solo a te, a te, sono destinata a te. Ehi ragazzi! Ciao Demi! Ciao Zu! Ragazzi, l'anno scorso la polizia è calata su Thunder Road. Hanno portato tutti dentro. Sì, ma quest'anno non lo ferma nessuno. Il fulmine alla brillantina! Ehi Zucco, te la sta facendo sotto il naso, eh? Ehi Rizzo, perché non te ne vai con un po'? Con molto piacere! Ciao Patty! Danny, sei libero una di queste sere? No, sono molto incopato. Telefonami! Sì. Lo so. Ciao Sandy! Ciao! Come stai? Bene, bene, grazie. Sono molto contento. Ascolta, Sandy, io era da molto che volevo parlarti. Ah, e di che cosa? Sai, di come mi sono comportato quella sera con te. Sì, insomma, voglio dirti che non ero io, ovviamente. E voglio che tu lo sappia. Ero io... Ma non ero io, Sandy, ascoltami. Io ho una certa reputazione e devo anche difenderla. Ed è per questo che sono contenta che Tom sia una persona così semplice. Semplice sì, perché ha il cervello sotto i piedi. Non sarei mica geloso. Geloso? Io? Ma non farmi ridere. E allora perché ti scaldi tanto? Oh, andiamo Sandy, io li straccio tutti quei bambocci. Ah sì? E allora, quando lo vedrò, ci crederò. Sandy, al ballo ci andrai con lui? Questo dipende. E da chi? Da te. E allora, mi sa tanto che al ballo ci andrà da solo. Marty? Sì? Ne vuoi un po'? Sì, grazie! Sei una ragazza ben disposta. No, no, non intendevo dire quello. Oh, tranquillo, ho capito. Fortuna sei una ragazza comprensiva. Lo sono, sul serio. Oh. Marty? Sì?
Hai un cavaliere per il ballo? No! Ci vuoi venire con me? Ah, sì! Ah, oh, ho sì! Mamma prepara una torta di mele strepitosa! Ne vuoi un po'? Oh, e come? Andiamo! Ma che sei, una lumaca? Ehi, Riff, i baci di Kenny sono i più ricercati. Sei un porco! Mi piace quando sei aggressiva. Beh, ragazzi, noi andiamo. Ciao! Bene, adesso mi tocca pagare il conto tutto. Che c'è? Sei di una compagnia stasera che mi fai venire i brividi. Non cominciare, per favore. Oh, sì, sì. Bene, benissimo. Evviva! E se vuoi finisco. D'accordo. Sai cosa ti dico? Ma finisciti questo! Rizzo! Rizzo, aspettami! Devo parlarti! Guardami ragazzi, sentite un po'! Siamo tutti pronti, cominciamo o no? E c'è chi vuole rock, e c'è chi vuole roll. Chi prova a fare il fondo, c'è chi fa lo scroll. E c'è, quasi magico e per sempre lo ricordo.
ricorderò. Mi fa sognare, poi mi fa pensare a quando quella notte per la prima volta io mi innamorai di magiche note. Scrive il mio cuore solo per te. Salve, sono Vincent Fontaine e i tuoi lo sanno che entro nella tua stanza tutte le sere? Con la TV ovviamente. Sai, sarò io il giudice della gara di danza. Ma io non sono stata ammessa, io non ho un cavaliere. Ma come? Uno schianto come te? Come ti chiami, piccola? Jen, e poi? Maraschino, come quello delle ciliegie. Marta, ma non ti puoi far portare? Non riesco, sono abituata a portare io. Stai zitta, sto contando i passi. Hai mai pensato di cantare da professionista? Ehi, Zucco, guarda qui che ho per te. Come va la vita, baby? Bene, grazie. Danny, ma chi è questa ragazza? Mi chiamano Ciaccia. Perché sono la migliore ballerina della Rydell. Ma con la peggiore reputazione. Sandy, meglio che andiamo. Danny, ma la conosci? Sì, è una vecchia amica di famiglia. Scusate. Tra qualche istante, la nazione intera ci vedrà in diretta qui nel nostro bar. Oh, che Dio ci assista, speriamo in bene. Un ringraziamento speciale va a Patti Simpson. Vai Patti! Nel nostro bar. Ed eccolo qua, il principe dei platters, Mr. Vincent Fontaine! Ciao Vincent! Hey, salve ragazzi! È formidabile essere qui alla Rydell School! Bellezza, come ti chiami? Ed ora qualche parola. Ballate, non fateci trulli. Pensate a ballare e a far divertire chi vi sta a guardare. Questa è una gara in allegria, non un concorso di fotografia. Sì. E se vi tocco sulla spalla, spostatevi e passate la palla. Ok ragazzi, è tempo di enjoy. Siete tutti pronti? Prima che uno scelsi, sai, scoprivo tutti già con l'engia. La pancia di mia madre sola, perché si muoveva a ritmo di rock, yeah. La cicogna non lo disse mai, ma sono nato per l'engia. Qualcuno a mungere mi insegnò
ve li presento, signori e signori, i vincitori Ciaccia De Gregorio e Danny Zucco. Congratulazioni, ragazzi. Sandy, ma Ciaccia è una cosa vecchia, fa parte del passato. Danny, vieni, corri. Andiamo a festeggiare. Lascia perdere questa sciacquetta. Ma come ti salta in mente? Sei impazzita. Solo abbandonato dentro al drive-in. Chi torna a scuola da lunedì? Senti, come mai non hai creduto in noi? Mentre sto seduto qui, rivedo gli occhi tuoi. Da stavolta giuro che non farò più guai, ai, ai, o se tornerai, o senti, o senti, baby, tu vedrai, la scuola finirà e i nostri mondi l'amore. Sei mia Sandy, oh Sandy, tesoro, mi hai fatto molto male, sai, amore, devi credermi quando dico che sono perso senza di te. Io potrò spiegarti e tu mi capirai, ai, ai, oh, ma sarai mia, oh senti, oh senti, senti, oh senti. Sei troppo gentile. Ciao. Rizzo? Ma che ti succede questa sera? Mi sento un calcolatore inceppato. Mi è saltato questo mese. Come? Credi di essere incinta? Sarebbe la fine. Oh! Ma è stato Kenki. Jen, non dirlo a nessuno. Oh, certo, certo, Rizzo. Ti giuro che sarò muta come una tomba. Adesso vado. C'è Vincent Fontaine che mi aspetta. Ciao, ciao. Ciao Rizzo, come stai? Bene. Ascolta Rizzo, tu ci andrai al Thunder Road? Non ci penso nemmeno. Io ci devo andare, ho bisogno di parlare con Danny. Senza un quattro ruote non ti noterà affatto. E poi, non è questo il modo per conquistare Danny. Senti, noi non siamo mai state grandi amiche, ma se hai bisogno di qualcosa, sappi che io ci sono. Vedo che le notizie corrono veloci. Comunque non preoccuparti, so badare a me stessa e a chiunque si farà vivo.
Sandy, io so cosa ti ci vorrebbe. Ti va di venire con me? Ma certo. Andiamo. Ragazzi, un attimo, ma si può? Dovrei fare il ringraziamento di fine anno e loro non ci sono. Ah, eccovi. Bene, prima di procedere alla cerimonia del diploma, desidero dirvi che spero che gli anni che abbiate passato qui, nella mia scuola, vi abbiano preparato per la vita che vi attende. Raidel è per sempre. Buon voyage! Ah, sono stato rimandato in ginnastica. Questo significa fare i corsi di recupero. Altrimenti, addio diploma! Ma, guarda lì. Ma quello è... quello è Danny. Danny! Ehi, ragazzi! Ma... ciao! Dove l'hai preso questo maglione da campione? Danny, non è mica carnevale! Ehi, mentre voi eravate in giro a rubare borchi e copertoni? Io mi allenavo in atletica. Danny Zucco? Un atleta? Sì. Ma questa è la fine! Sì, 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 è così. Non me l'aspettavo da te, Danny. Davvero. Puoi vederlo con quel maglione. Un figlio, Danny, fusto. Sandy? Dimmi tutto, cocco. Meglio sai che ti
We'll be right back.
qua. Buonasera a tutti, io sono molto emozionata. E volevo fare dei ringraziamenti doverosi, ma e mi scuso fin da ora se tradita dalla memoria e dall'emozione non dovessi riuscire a ringraziare tutti. Ma sappiate che tutti avete il nostro grazie di cuore. Vorrei partire dai ragazzi, che non sono solo degli attori e dei ballerini, sì, ma loro hanno costruito le scenografie, hanno fatto tutto quello che avete visto stasera. Grazie. Poi volevo... È stata dura, dura, per questo ho tutto un'emozione, tutta un'emozione. Vorrei continuare con il Dietro le Quinte, con le nostre collaboratrici preziose, al trucco Patrizia Mazzarelli e Giovanna Garofalo. E alle accocciature Emergenza Mariella, grazie Mariella. E a una parte di costumi, la signora Sabina Calorio, grazie. Un ringraziamento speciale va al preside dell'Istituto Michele dell'Aquila di San Ferdinando, perché con l'indirizzo abbigliamento e moda ci ha fornito alcuni degli abiti di scena, ma in particolare vorremmo ringraziarlo per il sostegno che ogni volta ci dimostra in tutte le nostre iniziative, partecipandovi con entusiasmo insieme ai suoi alunni. Grazie. Dietro le quinte c'è anche il lavoro per realizzare le scenografie, che pur sembrano semplici, ma non lo sono affatto. Perciò il nostro grazie va a Serramenti De Facentis, Colorificio D'Axco, Cartolibreria Genius, Edil MD di Miccolis Ferdinando, Barcavur di Giuseppe e Michele Piazzolla e Print Graphic di Severino Orlando. Un grazie speciale va anche alla nostra compagna di avventure in questo lungo viaggio, che ha preso i nostri scalmanati attori e ne ha fatto dei ballerini, la coreografa Silvia Calorio. E non solo coreografa, ve lo posso garantire. Ringrazio di cuore, a nome di tutti gli sponsor ufficiali, nelle persone di Ivan Galantino e Nicola Bevilacqua. Ivan Cosentino, scusate, che ci hanno sostenuto, ma hanno sostenuto stasera un pezzo di cultura e un gruppo di ragazzi. Grazie. E ringrazio le autorità presenti, il vice sindaco Arianna Comporeale, il consigliere comunale Giovina Daddato, sì, di San Ferdinando. E un ringraziamento speciale poi va all'amministrazione comunale di Cerignola e ai funzionari che sono stati disponibili, come sempre, ad accoglierci nella loro città e nel loro splendido teatro. Per noi è sempre un onore calcare le tavole di questo palcoscenico. Ed infine, ma non ultimo, grazie a voi, meraviglioso pubblico. Due parole per Maria Riccarda. Sì, allora... Scusatemi, io vi rubo veramente due minuti, volevo fare un ringraziamento speciale. Prima di tutto a Luca, che puntualmente ogni anno... Vai Luca! Vai. A Luca Di Salvo, che è un nostro collaboratore, e a Music Service Puglia, che è audio e luci che abbiamo avuto grazie a loro. Poi io vorrei fare tre ringraziamenti velocissimi. Allora, vorrei ringraziare di nuovo Silvia, che mi fa un po' strano chiamarla maestra Silvia, perché io e Silvia siamo cresciute insieme, siamo andate a scuola insieme, solo che poi Silvia è diventata brutta, io sono diventata bella, e quindi vabbè, la cosa è cambiata. Però non fa niente. Io volevo fare danza, solo che sono più alta di lei, e quindi poi pareva brutto, insomma, vabbè. A parte questo, Silvia è stata veramente una compagna d'avventura, una collaboratrice preziosissima in tutto. Si è spesa
veramente in tantissime cose. E poi vorrei ringraziare la mia compagna Annalisa, che lei è l'entusiasmo, no? Facciamo una cosa semplice, Gris. Facciamo questa cosa semplice, infatti c'è tutto sto casino che avete visto. Ringraziamo Antonio che ci lascia il microfono e ci lascia parlare. Perché ho voluto ringraziare Annalisa? Vorrei fare un ringraziamento speciale ad Annalisa, perché un ringraziamento teatrale, perché Annalisa, siccome non si stanca mai delle cose, non si è stancata neanche del suo fidanzato e lo sposerà il prossimo 30 luglio. Lo sposerà in un'altra provincia, ma lo sposerà, lo scherzo. E quindi io, insieme a tutti i ragazzi, vorrei fare questo nostro augurio teatrale, che so che per lei significa molto, e da tutti noi, come si dice a teatro, tanta, tanta merda! Nella vita come nel teatro, tutto. Poi vorrei ringraziare le famiglie di questi splendidi ragazzi che danno la possibilità ai ragazzi, ma soprattutto a noi, di mettere in scena un pezzo di cultura, la cultura che speriamo sia il pane quotidiano di ogni giorno per loro. E poi, infine, ultimo ma non ultimo, vorrei ringraziare i ragazzi, perché loro, gli attori, quindi i monellacci della compagnia teatrale Atto Zero, perché a loro dobbiamo veramente la realizzazione di questo spettacolo. E colgo l'occasione ancora per ringraziare voi che ci seguite con affetto da quando l'associazione è nata un anno fa. Grazie di cuore, grazie.